lo sento sabato sera qua e lo risentirò il 14 di marzo alla Wigmore Hall. Per quei pochi che non lo sapessero, la Wigmore Hall è una delle tante sale da concerto che sono a Londra, ma è anche di gran lunga la più importante che c'è a Londra, quindi praticamente è una delle più importanti sale di concerto in Europa. E non a caso? E Arancaché non ci va, no. ma non va con lui, ma Sullivan è alla Wigmore Hall il 14 di marzo con un biglietto che inizia a 50 sterline. Quindi, è stato in vendita fino a ieri solo per i loro member, cioè quelli che hanno diritto ad avere la prenotazione prima, perché sono i concerti più affollati, più sentiti. Ma questo era solo per dire, per chi non sapesse chi è Sullivan. Lascio la parola al maestro che se ne parlerà meglio. Beh, Sullivan è sicuramente uno dei più grandi artisti nazionali e internazionali, tra l'altro è il compositore italiano più eseguito al mondo, perché lui oltre ad essere un grandissimo violoncellista è anche compositore, e sabato tra l'altro il suo programma avrà una commistione di stili, una parte di programma dedicato alla musica del classicismo con Haydn e una parte del programma invece con musiche sue. Quindi spesso fa questi esperimenti, è molto molto curioso Sullivan con gli esperimenti, piace provare cose nuove con la musica. Tra l'altro ha suonato a 3000 metri, ha suonato violoncello di ghiaccio, ha suonato sott'acqua, ha suonato musica antica con strumenti moderni, musica moderna con strumenti antichi, quindi è veramente un grande sperimentatore. E questo suo modo di vivere la musica gli permette di coinvolgere un pubblico che è molto molto eterogeneo. Il concerto di sabato è un concerto veramente adatto a tutti, non bisogna essere degli intenditori per poter apprezzare Haydn, basterebbe venire a sentire un concerto di Sullivan, ma si rimane affascinati.